Tragedia in Sicilia, dove è stata aperta una inchiesta per la morte di Salvatore Roccaro, 47enne di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo, in preda a febbre e a forti dolori muscolari, si era recato al pronto soccorso infettivologico del Sant'Elia, ma era stato rimandato a casa col consiglio, visti i tempi di attesa, di sottoporsi ad un tampone Covid presso un centro privato. L'uomo ha provato in tutti i modi a contattare un centro privato. Dopo svariate telefonate, non è riuscito ad eseguire il tampone, visto che dal 13 agosto tutti i laboratori d'analisi erano chiusi per ferie. Il fatto è avvenuto il 20 agosto. Il giorno dopo è stato ritrovato cadavere, sul letto, dai familiari che hanno presentato un esposto. Dopo la denuncia dei familiari, la salma è stata sequestrata dal PM di turno ed è stata aperta un'inchiesta. L'uomo non sarebbe stato registrato nei terminali del pronto soccorso perché non è stato visitato. Sono tantissimi i messaggi condivisi sui social per Salvatore, in suo ricordo. L'uomo era molto conosciuto in città e tutti gli amici parlano di lui come un'umile e brava persona. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.